Da quest'anno in Formula 1 non ci saranno più le ragazze immagine, note anche come ombrelline, che per decenni sono state un'icona di bellezza di questo sport. La motivazione ufficiale è che tali ragazze immagine non sono più in linea con i valori del brand e con i valori della società moderna. Ma secondo voi questa scelta davvero ha dato maggior valore alle donne? Incuriosito da questa decisione, ho fatto un giro per Milano intervistando varie categorie di persone, tra cui modelle, piloti di auto, piloti di moto, ragazzi e ragazze, studentesse e lavoratori, l'ex assessore allo sport di Milano e una showgirl, per sapere cosa ne pensano. Da ragazza posso dire che sono contraria, insomma. Ma in parte sono d'accordo, ormai ci stiamo evolvendo, quindi sono d'accordo con questa decisione. Secondo me è una scelta sbagliata. Beh, innanzitutto io con la Formula 1, quando ero assessore allo sport del Comune di Milano, mi sono battuto per mantenere il Gran Premio Italia e quando ero consigliere comunale mi sono opposto contro l'abbattimento delle due curve sopraelevate, perché la storia va difesa e le tradizioni vanno difese e devono rimanere una tradizione, il binomio motori e donne. Io rilancio e dico che questa allora sarebbe l'opportunità non di toglierle ma di mantenerle, di istituire un concorso, magari gran premio per gran premio, e poi premiare la più bella e la più brava. Chiunque abbia pensato di prendere questa decisione ha fatto un errore madornale. Per fortuna ho vissuto un'epoca del motorsport molto più bella di quella di oggi e mi sento molto fortunato, perché se fossi un pilota oggi probabilmente farei un altro sport. I think in a way it's much better because you don't always have to give a bad image of the women all the times and always expose them half naked. Maybe we should show girls but dress in an elegant way. That would be better. I think that men like to watch Formula 1 because they see these girls, no? And without girls maybe will be not so much clients. Penso che sia un po' una cagata innanzitutto, e sinceramente pensavo che il buon Liberty Media portasse un po' di freschezza, no, in Formula 1. Invece alla fine stiamo tornando negli anni 20, ci metteranno gli ombrellini a questo punto. Metteranno i bambini, futuri piloti. Ma è una fake news tipo bufala o è vero? Che cosa si fumano Liberty Media? Penso che l'ombrellina e la moto vadano proprio di comune accordo, cioè una segue l'altra, idem la macchina, quindi credo che non ci possa essere scelta più sbagliata assolutamente. Da pilota lo dico proprio questo. Con questa scelta della Liberty Media tante ragazze hanno perso un lavoro che amavano, ben pagato e importante per il loro curriculum. La conseguenza quindi è che queste ragazze che facevano questo lavoro di spontanea volontà verranno allontanate da questo mondo dello spettacolo e dalla Formula 1. Secondo te queste scelte che impatto hanno sul valore delle donne e sui diritti delle donne? Sicuramente è una forma di discriminazione al contrario. In questo sport le donne non avranno più la visibilità che avevano prima. A me dispiace che queste ragazze abbiano perso il lavoro, però si sa che non è un tipo di lavoro indeterminato. Fai l'ombrellina come fai la hostess, a giorni, a settimane. Non ci si può in questo senso lamentare come se si avesse perso il posto un uomo che va in fabbrica dalla mattina alla sera da decenni. Sicuramente qualcuno ha voluto questa cosa e magari può essere anche partita da un'idea di libertà femminista, ma io la vedo esattamente al contrario. Questa è una mancanza di libertà, perché gli toglie alle ragazze una grande opportunità ed una cosa che loro volevano fortemente fare. Le ragazze che andavano a fare i servizi in Formula 1 non erano felici, erano strafelici. Io mi schiero dalla parte delle femministe, ma visto dall'altro punto di vista, cioè secondo me gli è stato fatto un grande torto a livello di femminismo. It's completely their right to like it. We cannot judge them for that. But for the image of the women is just spoiled by this half naked style. But for the girls, I mean, that's unfair that they lost their job. On both sides, everything is wrong. We can't think about the rights of ugly women. They also want to be naked with umbrella, but they can't. And I think that for them it's good. You know, I was model and I think that better to find normal work. So I think the girls can to find something better. No, that's not right, because they like it. If they like it, they should do it. Because people need to do what they like. Non è questo che cambia realmente il valore delle donne, nel senso che una ragazza che comunque faceva l'ombrellina lo faceva di sua spontanea volontà, non è che denigrava le donne a 360 gradi, anzi, secondo me non denigra e non dà un valore aggiunto alle donne in questo caso. Nessuno ha mai obbligato, credo nessuna ombrellina, a fare quel tipo di lavoro, quindi credo che non cambia assolutamente niente nei confronti dei diritti delle donne. Una ragazza è libera di fare quello che vuole col proprio corpo e con la propria immagine, quindi non cambia assolutamente nulla.
nulla. Io credo sia negativo perché era un'opportunità. Una donna decide di utilizzare la sua immagine come più vuole, quindi per me è una scelta sbagliata. E questa domanda l'ho fatta solo per te. Laura, le ragazze immagine verranno sostituite con dei bambini piloti che corrono nelle serie minori. Un ex pilota come te, che ha corso per anni arrivando anche in Formula 3000, quindi a tanto così dalla Formula 1, cosa pensa di questa scelta? Follia. Follia perché prima di tutto si toglie del lavoro a delle ragazze che per loro è una delle cose più importanti in assoluto della loro carriera, a livello proprio anche di concorsi importanti di bellezza. Ma mettere dei bambini che sono già dei privilegiati, perché comunque quando sono piccoli è tutto pagato interamente, anche dopo, dai papà, quindi creare sempre di più una bolla d'elite dove ci sono soltanto miliardari che girano, invece almeno prima c'era qualcosa di veramente bello, puro, naturale, bello da vedere e che era per tutti, che poteva essere il sogno di chiunque. Alla fine una bella ragazza è sempre una bella ragazza, non importa se c'è il papà miliardario o non c'è il papà miliardario. E voi cosa ne pensate? Credete davvero che questa scelta abbia favorito i diritti delle donne e abbia dato loro ulteriore valore? Oppure pensate che sia stato un autogol e che quindi si sia fatto un passo indietro togliendo libertà alle donne? Lasciate un commento a questo video facendomi sapere la vostra opinione e soprattutto condividete questo video e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao ciao!